Nel 2003 il tifone Yolanda ha seminato distruzione, trascinando con sé migliaia di vite, ma non ha spezzato la fede e l'orgoglio degli abitanti di Tacloban. Sin da quando ho saputo della catastrofe che vi ha colpito, ha confessato Papa Francesco nel corso della messa celebrata nei pressi dell'aeroporto, ho sentito il dovere di essere in mezzo a voi e lì ha preso forma il viaggio. Tanti, ha proseguito nell'omelia pronunciata a braccio in spagnolo, hanno perso tutto. Le parole umane non bastano per consolare il vostro dolore, ma Dio sa cosa dirvi, perché il Signore della Croce comprende i dolori dell'uomo e non delude mai. Davanti a migliaia di persone, incuranti della pioggia battente, il Pontefice ha voluto parlare al cuore di ciascuno e rassicurare che le nostre lacrime saranno asciugate da Gesù, che ha sperimentato ogni dolore per la nostra salvezza, e le nostre paure saranno accolte da Maria, la madre che era ai piedi della croce e che non lascia mai disattese le richieste dei suoi figli. Papa Francesco ha pregato insieme con i fedeli per quanti non ci sono più e ha ricordato che nella vita non siamo soli, soprattutto nei momenti della prova. L'aggravarsi delle condizioni atmosferiche purtroppo ha causato variazioni nel programma della visita. Tutti gli appuntamenti hanno avuto luogo, ma a ritmi più serrati. Conclusa la celebrazione eucaristica, Papa Bergoglio non si è sottratto all'affetto dei fedeli e in Papa Mobile ha raggiunto la casa arcivescovile di Palo per incontrare alcuni superstiti del tifone, non prima di essersi intrattenuto con una famiglia di pescatori ai quali ha fatto visita lungo la strada. Prima di entrare nella cattedrale per un veloce saluto con i membri della chiesa locale e alcune famiglie di sopravvissuti, Papa Francesco ha anche benedetto, sempre dalla Papa Mobile, il Pope Francis Center for the Poor, ancora parzialmente in costruzione, quindi il ritorno a Manila. Il momento più intenso del viaggio di Papa Francesco nelle Filippine è durato meno di 5 ore, ma è stato vibrante e commovente. Tacloban guarda al futuro con speranza. E con un sorriso caldo e accogliente, incorniciato da un leggero poncio di plastica gialla.